Competere l'illusione economica, 5 minuti di informazione per i fatti economici della settimana. lavoro in arrivo un milione di assunzioni, ma 350.000 profili sono introvabili. Secondo i dati di Union Camere, selezioni difficili tra le nuove professioni per data scientist, data analyst, ingegneri 4.0 e mancano i ragionieri. Nel quarto, nel quarto trimestre del 2019 il prodotto interno lordo scende dello 0,3% rispetto al terzo trimestre. Lo rileva l'Istat diffondendo le stime preliminari del prodotto interno lordo. In particolare il calo trimestrale dello 0,3% è il più forte dal primo trimestre del 2013, ovvero da quasi sette anni. L'Istat aggiorna il paniere per l'inflazione 2020. A rappresentare le nuove abitudini di spesa delle famiglie entrano le auto elettriche ed ibride, i monopattini elettrici, il sushi takeaway e le consegne di pasti a domicilio. Movimenti al ribasso sulla rete carburanti con Eni e Kuwait che abbassano i prezzi raccomandati. Secondo il monitoraggio di Quotidiano Energia, le due compagnie hanno ridotto la benzina e il diesel di un centesimo, mentre le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo ieri hanno chiuso in discesa. Mario Draghi viene premiato in Germania con la croce al merito, riconciliandosi con il paese che più lo ha criticato negli anni alla guida della Banca Centrale Europea. Dal Presidente della Repubblica Tedesca, Frank Walter Steinmeier, sono arrivate anzi parole di lode. Lei ha tenuto, chiedo scusa, ha tenuto in piedi l'Unione Europea insieme in un'epoca tempestosa. La BCE lancia l'allarme per alcuni casi di gestione di condotta delle banche europee, quanto afferma la vigilanza di Francoforte al termine del processo di revisione e valutazione prudenziale del 2019. L'antitrust ha irrogato una sanzione per complessivi 228 milioni di euro a Fastweb, Team Vodafone e Wind3 accertando un'intesa anticoncorrenziale relativa alla fatturazione mensile. Lo rende noto l'autorità di controllo in un comunicato in merito alla vicenda della fatturazione a 28 giorni. Fiat Chrysler ha comunicato alle organizzazioni sindacali i valori del bonus retributivo che sarà erogato questo mese a tutti i dipendenti italiani del gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal contratto collettivo specifico di lavoro di Fiat Chrysler. In tasca ai lavoratori finiranno circa 1.600 euro di bonus. Cambio al vertice per la Kimbo, azienda italiana leader nella produzione di caffè. Il consiglio di amministrazione ha nominato all'unanimità Roberto Grosso, nuovo amministratore delegato del gruppo. Settimana contro il cyberbullismo in Campania. L'iniziativa vedrà diverse manifestazioni in tutte le province della Campania, con la partecipazione, tra gli altri, dell'Ordine dei giornalisti e con la commissione Pari Opportunità. Sarà una settimana di educazione e prevenzione, dichiara Chiara Marciani, assessore alla formazione e pari opportunità della Regione Campania. Assunti i primi 800 infermieri negli ospedali campani. Grazie all'uscita della sanità campana dal commissariamento. Si tratta di una prima tranche di 7.600 nuove assunzioni che si realizzeranno a breve dando ossigeno ad un settore sempre nell'occhio del ciclone. Un grande risultato per la regione Campania ha concluso il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, aggiornamenti sul sito Computer Journal. Arrivederci.